Cosa sta succedendo in questi giorni di violenta repressione? C'è il vice premier turco che fa autocritiche e dà ragione alla piazza. È una posizione che giunge dopo che il capo dello Stato, Abdullah Gül, islamico moderato, ricordiamolo, molto più duttile e versatile rispetto al primo ministro Recep Tayyip Erdogan, che tra l'altro in questi giorni è andato all'estero, nel Maghreb, per una visita ufficiale. E che cosa è successo? Che Gül ha convocato il numero due del governo nell'assenza di Erdogan, il numero due è Bülent Arinç, e si sono parlati per arrivare a una sorta di compromesso con la piazza. Arinç quindi ha preso atto della posizione ferma del capo dello Stato, non chiedendo scusa, ma sicuramente dichiarandosi disponibile a un confronto con la gente in piazza, anche da un punto di vista delle abitudini normali, private di vita che i turchi hanno da sempre e su cui invece il governo islamico negli ultimi anni ha cercato di opporre il proprio pensiero, ad esempio ponendo tasse sul fumo, sull'alcol, chiedendo alla gente, impedendo che la gente si baciasse in piazza, vietando le pubblicità con le donne scollate. Insomma, tutto questo la metà laica della Turchia non ha voluto accettarlo, si è arrivata a una sorta di respingimento totale delle imposizioni che il governo turco di Erdogan ha inanellato una dietro l'altra, e a questo punto si aspetta che le parole di Arinç si tramutino in fatti concreti. La piazza aspetta. Sì, quindi mi paiono ancora intenzionati a protestare anche domani. Quello che volevo capire è se c'è una frattura all'interno del potere e se quindi si prospetta un indebolimento di Erdogan. Ma sicuramente questa è la sua prima sconfitta dopo 10 anni, la prima volta che in Turchia la gente si riunisce in maniera del tutto spontanea, e quindi è possibile che come avviene ogni notte le proteste si rinnovino fino a quando non ci sarà un apporto concreto, una richiesta di scuse pratica da parte del governo. I metodi della polizia sono stati assolutamente brutali. Io torno adesso da Beşiktaş, che è il secondo fronte dopo Piazza Taksim, dove c'è la polizia per le strade, la gente che si confronta in piazza in maniera anche pacifica, e ho trovato persone che stanno dicendo ai poliziotti: così non va, male, male, male. I poliziotti che li invitavano a sfollare. Quindi c'è una posizione nei confronti della polizia sicuramente di rabbia, perché poi la polizia ha sparato ad altezza uomo, ci sono state pallottole che sono entrate addirittura nelle case della gente. Sicuramente c'è stata una deriva autoritaria da parte dello stesso primo ministro, che a capo di un partito che corteggia molto le masse anatoliche e non sicuramente l'elite secolare della Turchia, ha fatto avanzare il paese, ma a un certo punto forse anche questa esposizione finanziaria ed economica ha dato troppo alla testa della parte al potere, che non ha più considerato invece la metà laica della Turchia, che è rimasta completamente fuori dai giochi. E invece adesso Erdogan dovrebbe, come si evince dalle posizioni espresse almeno dal suo vice al governo, dovrebbe arrivare a una posizione di compromesso, cercando di fare quello che dice lo stesso Presidente della Repubblica Gül, cioè di considerare la Turchia interamente, perché la democrazia, come ha detto Gül, non significa